storia dell'Egitto è tutto fatta così, antico regno, Egitto era un tutto per prima, poi potenza per prima, poi il Medio Regno, poi il Regno Intermedio, poi il Nuovo Regno, diciamo. Comunque, dopo quella corona che noi vedremo che passa dal luce di voglio, vediamo il secondo portale. Subito dopo il secondo portale, vediamo la sala del campo da loro. Okay. Thank you, sir. Ecco qua, grazie. Eccolo qua, grazie. La torre si può chiamarlo il pilone. Per costruirlo, come facevano prima, facevano una collina fatta in mattoni crudi. Ecco la via a sinistra, si può chiamarla una collina, si può chiamarla rampa da cima. Et la couleur d'origine, jamais elle est finie. Il n'y a pas de droit de changer. On a toujours l'impression naturelle à l'époque. Et pas de dictation. Par exemple, le bleu, c'était la couleur de turquoise. Bien précis. Le bleu, c'était la chaumane. Vota la seconda sala e poi ci spostiamo dentro nel fresco. Grazie. La quarta è la seconda.
un po'. Allora, qui siamo entrati nella seconda sala dentro il tempio di Karnak. Questa sala loro la chiamano la sala di Postila, dove ci sono 134 pilastri. Il pilastro è una colonna gigantesca rotonda su cui sono tante belle raffigurazioni fatte in forma di basso rilievo, di alto rilievo, e erano colorate 3500 anni fa. Polvere del tempo, tempesta, polvere, sabbia, i colori purtroppo non ci sono più. Per fortuna sono rimasti qua i colori sotto l'architrave. Questi colori sono originali, mai restaurati. Sopra questi pilastri troviamo i capitelli. Qui i capitelli sono uguali, fatti in forma del papiro, chiuso. Però al centro di questa sala di là troviamo i capitelli sono diversi, fatti in forma del tavolo. Sopra la sua testa troviamo la piuma, che era il simbolo della giustizia. Lei si chiama la Dea Ma'at, e della giustizia. Oltre ancora a sinistra, troviamo un bastone imposto tra due disegni, il bastone che si fa con Saleb, vuol dire fiducia, il bastone sacro, con cui possiamo entrare dentro il corpo del faraone dopo la morte per togliere gli organi dell'impero, come facevano la mortificazione. Sotto il bastone troviamo le onde, la lettera E, come posizione in acqua del Nilo, sopra il bastone e dentro troviamo il Dio Ra, attenzione, così si può leggerlo. Nel secondo stava adorando il Dio Ra, insomma, i tombi della mortificazione e la Ma'at della giustizia, e c'era fiducia con il Dio Ra. Questo colore lo troviamo su tutte le colonne dentro la sala, una volta in forma orizzontale, una volta in forma verticale, come si vedono sopra sotto tutti i capitelli. Sei mesi dopo il faraone aveva riportare cosa è stato dal deserto, metterla di nuovo. انا عايز 13 تذكره الاقصر اه زي الفل اللي نور عليه خلاص ماشي زي الفل وانا هعيش في ذكر Říkám, že jste úplně stejný. Quando finiva i suoi riti, usciva fuori per festeggiare o per partecipare ad altre preghiere potere. Dove andiamo adesso? Sembra che il tempo del tempo troviamo veramente il tipo di attacco che appartiene a un greco di un anno. Il greco di un anno è una storia, una storia, che è diventato il male, che è stato il periodo, 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 che è stato il periodo. La chiave della vita ne ha tre significati. Primo significato della chiave della vita, la forma o lo stile del Nilo in Egitto. Il Nilo scorre da sud verso nord, quando si arriva a questo punto si divide in due rami, un ramo a destra, un ramo a sinistra, fino alla costa del mare Mediterraneo. Così mettevano il colore blu, colore celeste, questa chiave, per dire che questo è il colore dell'acqua del Nilo. Mettevano anche il colore marrone qua a nord, che era... Sono in continente, dai, devi dargli un euro dopo, su. Sì. Se, tu che hai la videocamera, sì. It's good. Aspetta. Scoperto che una città si chiama Rosetta. Che bello. Faccio la foto. Che bello. Cercate di stare a lunga più possibile. La.
Infatti noi qua al posto non c'è, dovremmo... Franci, sul coso, sul film di Cuarone, lei mi fanno l'attività di chiudere, vengono queste cose, gli casca un masso, gli scende un masso da sopra, il Cuarone sta in salva, una cosa così. Forse è no, forse sta in guarda questi quanto sono incise forti. Thank you.